Signore, è l'inaspettabile in strada. L'inaspettabile! Ma chi poteva prevederlo? Immagini scioccanti che lasciano senza fiato, senza parole, la giovane platea di studenti presenti all'auditorium di Lonigo. È una normale lezione di sicurezza stradale che l'INAIL di Vicenza sta portando per la provincia, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado. E gli incidenti in itinere per noi dell'INAIL, che sarebbero incidenti stradali, sono 101.000 su 648.000 in totale, quindi sono tanti. Allora dobbiamo cercare di trovare un sistema per prevenire questo fenomeno. Poi sono ragazzi che vanno in motorino, sono i neopatentati. Io ho visto molto emozionati, un silenzio veramente si percepiva sulla pelle. Emozione che è cresciuta quando a prendere la parola è stata Alessandra, accompagnata da Lulu, diventata per lei compagna di vita dopo il terribile incidente che l'ha vista protagonista ed oggi diventata testimonial per l'INAIL di quello che può accadere quando si guida senza gli opportuni accorgimenti. Stavo superando un'automobile, sono per colpa di un dislivello che c'era sull'asfalto. Ho perso il controllo dell'automobile e sono finita fuori strada, mi sono fermata dentro un fosso. La sua vita è cambiata, oggi è in carrozzina, a darle nuovo coraggio è stata proprio Lulu. È stata tutta una sorpresa, mi ha rivoluzionato la vita ulteriormente e soprattutto è un cane che mi aiuta quotidianamente, cioè, apre e chiude le porte, apre e chiude i cassetti, porta il telefono quando suona, chiama aiuto se mi ribalto da sola dalla carrozzina. Oggi la loro storia è diventata un libro, La sedia di Lulu, e uno spettacolo teatrale. Cerchiamo di far capire ai ragazzi quanto sia importante essere attenti alla guida, però oltre questo l'associazione promuove proprio il progetto Abili a quattro zampe, che appunto cerca di portare l'esperienza di Alessandra anche ad altre persone disabili che come lei hanno avuto un problema di tipo fisico.